Buongiorno ragazzi, ed eccoci qui a commentare la partita Juventus-Napoli. Ieri la Juventus fino al quindicesimo dormiva, poi all'improvviso è arrivato il cameriere, ha fatto toc 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 toc, ho portato tre babà per la colazione, si è svegliata e abbiamo vinto. Siamo qua ragazzi, siamo qui e abbiamo vinto, e merito sempre di Ronaldo. Ragazzi, Ronaldo ieri strepitoso, assist per Mandzukic, poi tiro che ha preso il palo e Mandzukic ci ha ribattuto a rete, il terzo gol c'è anche il suo zambino col colpo di testa che poi è andato a finire a chi, aspetta, non mi ricordo chi, comunque gaff bestiale live, sì. Ma comunque Ronaldo ieri strepitoso, ha fatto la differenza, lui solo ieri si può dire che ci ha regalato questo scontro diretto con Napoli, ci ha regalato, e quindi 3-1 e palla al centro, ci confermiamo i più forti d'Italia. Ed è inutile che incominciate a dire che rubiamo destra e sinistra. Poi, oltre a Ronaldo, comunque Szczęsny strepitoso, ha salvato il risultato sul 2-1. Abbiamo anche Matuidi che è cresciuto molto, prende tutte le palle. E anche un Bernardeschi che oramai quest'anno è cresciuto tantissimo. E per questo motivo io ora l'ho intervisto qui live. Grazie, sarebbe bello giocare questo collettivo, è importante. E con Ronaldo, tra l'altro, una leggenda, è sempre un onore. Importante continuare questa prestazione. Ringrazio la Loggia perché mi dà la parola. Io sono andato alla finale, questa partita non ho fatto molto, però è sempre bello giocare, l'importante è continuare, vincere, Ronaldo è una leggenda, quindi ragazzi, bello, contiamo a vincere, darò sempre il massimo per questo collettivo, è importante, è bello, anche per il morale. Avete sentito Bernardeschi? Comunque è cresciuto tantissimo anche lui. Parlo un po' come Allegri perché siamo tutti toscani, però. Toscanacci, però questo è collettivo. Però oggi niente, oggi il dolce preferito, visto che siamo di domenica, è il babà. L'altro giorno con Frosinone ho fatto un gol bellissimo. Anzi, mi stanno venendo. E sì, bravo. Belle giocate. Bravo, infatti. Ronaldo è una leggenda, c'ha 5 palloni d'oro, io non avrò mai. Giochiamo con i giovani ragazzi. Sì, ma dai, ma sei bravo Federico, sei bravo, sei forse attualmente. Il massimo per la squadra. Sei forse attualmente il giocatore italiano. Vince tutti insieme. Adesso testa Udinese. Testa Udinese che non ci dovrebbe impensierire, così come Young Boys, i giovani ragazzi. Forse mette titolare anche lì, cercherò di dare il massimo per tutta la squadra, vince la Champions, perché è un obiettivo che la Juve cerca da anni ancora. E quindi Federico, vorresti segnare con i giovani ragazzi Young Boys? Mi piacerebbe segnare, ma anche dare il massimo per far segnare anche gli altri. Certo. È una leggenda, io sono sempre onorato, lo dico 100 volte. Guarda, a Torino con gli Young Boys dovrebbe essere una passeggiata, ma poi testa quindi all'Udinese, ragazzi. Napoli, hai perso, però ti devo fare i complimenti perché sei una bella squadra, ma purtroppo contro questa Juventus c'è poco da fare, ragazzi, c'è poco da fare perché ha una rosa stellare, non è solo Ronaldo, ricordatevelo, non è solo Ronaldo, ci sono tanti campioni. C'è anche squadra. Bernardeschi. C'è anche Bernardeschi, salutiamo Bernardeschi. Ciao ragazzi, ciao a tutti, e sempre forza Juve.